canal favorito. Latinísimo TV presenta. Dello chef pistolero e il pistolero della cucina messicana. Oggi andremo a preparare un piatto diverso dalla solita. Andremo a preparare los nachos chingones, un piatto da stuzzicare per un aperitivo oppure magari mangiandolo durante un bel film. Andiamo a vedere cosa ci serve. Per iniziare andremo a vedere gli ingredienti che ci servono per preparare la nostra salsa pico de gallo, una salsa a base di peperoncino, coriandolo, cipolla, sale, pomodori e lime. Dovremo tagliare tutti i nostri ingredienti a dadini in modo da poter mescolare tutto quanto e creare la nostra salsa. Per la nostra salsa a formaggio andremo ad utilizzare 200 g di panna, 100 g di formaggio filante, una noce di burro, un bicchiere di latte, curcuma in polvere e aglio in polvere. Per fare i nostri nachos avremo bisogno di un pezzo di salsiccia calabrese piccante e 7-8 tortillas di mais giallo. Per iniziare prendiamo un contenitore dove andremo a versare la nostra cipolla, il pomodoro, andremo ad aggiungere anche il nostro coriandolo e il nostro peperoncino, prendiamo i lime e andiamo a spremere tutto il loro succo all'interno della nostra bowl. Aggiungiamo un pizzico di sale a piacere. Giriamo la nostra salsa in modo da mischiare tutti i nostri ingredienti e lasceremo riposare per almeno un'oretta in frigo. Mettiamo le nostre tortilla sopra un tagliere e andremo a tagliarle a triangolini. In una pentola andremo a mettere dell'olio per friggere, dove andremo ad adagiare le nostre tortillas appunto per farle friggere. Una volta fritte le nostre tortillas diventeranno tortilla chips o in Messico comunemente chiamate totopos. Una volta che le nostre tortilla sono dorate, andremo a farle scolare un po' in un panno carta, così da togliere l'olio in eccesso e poter salare le nostre tortilla. In un'altra padella andremo ad aggiungere dell'olio di semi, con il quale andremo a friggere il nostro salamino piccante. Una volta fritto andremo a togliere il nostro salamino piccante
dall'olio e ricordiamoci di non buttare via l'olio in cui è stato fritto. Potrebbe essere utilizzato per cuocerci magari delle uova oppure per utilizzare in altri piatti. In una padella antiaderente andremo a versare la nostra panna, il latte, aggiungiamo anche la nostra noce di burro. Con l'aiuto di una spatolina andremo a girare la nostra panna, il burro e il latte e lasceremo cuocere fino a portarlo ad ebollizione. Una volta che vediamo la nostra miscela bollire, aggiustiamo di sale, versiamo il formaggio, giriamo continuamente in modo da non far attaccare il formaggio alla padella. Andremo ad aggiungere il nostro aglio in polvere, la nostra curcuma per dargli il colore giallo, se volete potete usare anche il curry, dipende dai vostri gusti, oppure se avete trovato potete utilizzare anche il formaggio cheddar. Dopo circa un minuto o due abbiamo raggiunto la consistenza giusta che ci servirà per la nostra salsa. Prendiamo un piatto dove andremo ad adagiare le nostre tortilla chips o totopos. Andiamo a versare la nostra salsa formaggio cercando di bagnare il più possibile tutte quante le nostre tortillas. A questo punto andiamo ad aggiungere la nostra salsa. Finiamo il piatto aggiungendo il nostro salamino piccante ed ecco qua che i nostri nachos sono finiti e sono pronti per essere divorati. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordiamo di continuare a seguirci sulle nostre reti sociali che sono Instagram, Facebook, YouTube e Twitter di Latinissimo TV. Alla prossima!